Eh, siccome sono arrivate anche, è arrivata anche qualche domanda finalmente al pubblico, ma prima volevo soltanto tornare un attimino su quest'idea appunto per i nostri due altri interlocutori, per Maurizio Scagliotti e Massimo eh, Traversi. Quest'idea della sorta di blacklist, da giornalista io mi domando, ma chi la gestisce poi? Cioè, nel senso. Eh, come si fa poi effettivamente a, a essere sicuri che una cosa del genere funzioni e funzioni bene, non c'è il rischio che poi diventi una sorta di chat delle mamme su WhatsApp fatta invece tra uh, operatori. Eh, non so chi di voi due vuole rispondermi prima. Maurizio, scusate. Ma io eh, allora no, direi per... che i passaggi i passaggi per arrivare a una definizione di un registro comune, così come altri modi di collaborare, eh, come dire, si deve partire dalle intenzioni, no? Fai, quindi cosa, cosa, il come farlo è un qualcosa di molto più complesso, evidente. Io credo che intanto bisogna mettersi d'accordo e trovare dei criteri comuni di validazione, perché, secondo me, l'aspetto un po' pionieristico iniziale delle piattaforme ha portato in un ambito semi isolato le singole piattaforme a eh, elaborare dei sistemi, quindi chi aveva magari un'expertise molto centrato sull'ambito immobiliare si è sentito relativamente sicuro nel fare una validazione esperienziale o comunque prevalentemente esperienziale e parlo nello specifico di Trusters, nel senso che nasce eh, prima che ancora io arrivassi da persone che vivono l'immobiliare e hanno a che fare con le valutazioni. Tra l'altro eh, eh, le prime raccolte erano in un ambito, eh, come dire, di conoscenza territoriale e che poi si è esteso e quindi si è complicato no? il processo. Eh, quando sono intervenuto ho visto delle esigenze, ho dato il mio contributo e poi abbiamo elaborato dei sistemi che sono ben lontani da essere definitivi perché... Dobbiamo ricordare che in questa fase non soltanto l'intervento delle norme, a cui mancano tra l'altro le norme tecniche attuative di dettaglio, ma eh, l'espansione del mercato, le tipologie di promotori che cominciano a rivolgersi alla piattaforme e fra queste tipologie c'è anche qualcuno che, come dire, non è totalmente in buona fede, evidentemente, e, e comporta delle complessità e delle azioni di risposta devono essere a questo punto predittive. Io credo che nell'ambito attuale eh, il sistema sia maturo per produrre degli elementi condivisi da mettere a fattore comune, lo dicevo anche eh, in un altro piccolo eh, incontro che è stato fatto, e, però bisogna farlo con metodo, cioè il rischio che diceva Vittorio è molto alto perché evidentemente si rischia di fare una blacklist, per esempio perché uno non è stato eh, selezionato su un progetto. Allora, io credo che vada determinata bene il modello di blacklist, eh, ma per generare un modello che chiamerei di segnalazione o di registro dei, registro dei promotori, in modo che non si dica soltanto chi è il cattivone o chi non è ancora pronto, ma anche chi effettivamente... Eh, da, da buona prova di sé in qualche modo sul mercato con le restituzioni credo che sia anche un aspetto che in qualche modo viene ricompreso e verrà ricompreso anche se adesso in forma generica eh, nelle norme europee ma nelle norme attuative perché evidentemente questa è una necessità allora andare a cercare di spulciare cosa hanno pubblicato le altre piattaforme o andare a cercare informazioni perché si conoscono i titolari delle piattaforme mi sembra un po come dire fuori da un contesto che sta uscendo molto rapidamente e deve uscire molto rapidamente da un aspetto pionieristico. No? Andava bene all'inizio, Augusto Vecchi conosceva Mafi, diceva, ma ascolta Andrea, cosa pensi? No, guarda, lì lascialo perdere. Adesso siamo a un altro livello. Pensando Però per un fare una parte effettivamente... Es esatto. esatto, allora, non voglio pensare troppo in grande e sono anche convinto che ci siano degli aspetti commerciali di interesse economico delle singole piattaforme e se vogliamo anche di peculiarità delle piattaforme, sia per zona, sia per tipo di progetto, sia per territorio, eh, sia per specializzazione, come diceva prima Augusto, eh, credo che però ci siano dei fattori che possono essere messi in condivisione. Certamente questo vorrebbe dire che c'è una fantomatica associazione delle piattaforme crowdfunding o un gruppo di studio correlato. Io, Uh, credo che questo non sia impossibile e come diceva giustamente eh, l'ingegnere Perino è un tema di volontà però ci vuole un po' di metodo nel senso che se noi non stabiliamo quali sono i criteri di dettaglio che vanno a, a essere poi eh, inseriti in una compilazione di lista ogni piattaforma metterà dentro un po' quello che ritiene e non avremo mai in qualche modo certezze. Io non vedo solo questo modello di collaborazione, cioè nell'ambito della limitazione del rischio io credo che sia interesse di tutti usufruire di sistemi che in molti casi le piattaforme si sono dotati in maniera diversa e che possono rimanere diversi, ma che in qualche modo contribuiscono a dare informazioni di segnale. I big data, per esempio, sono tutta una serie di servizi. Non facciamo nomi adesso di società che le erogano o di modelli finanziari o di modelli di informazione, ma diciamo che ce ne sono parecchi che in qualche modo possono generare non la validazione o l'audit o il rating, ma almeno una preselezione di quelli che sono gli aspetti di maggior rilievo, se non altro in termini di negatività. La positività è più difficile da far esprimere. Perché è evidente che bisogna entrare nel merito del progetto. Io oh, ho gestito varie iniziative immobiliari, anche grosse, e l'esperienzialità è il primo approccio che ho. Quindi, in qualche modo, devo stare attento, perché non devo fidarmi troppo della mia esperienza, devo ricondurre a dei numeri e dei dati. Adesso non voglio fare qui l'elenco di quali sono i documenti che chiediamo, però io do molto valore al colloquio che faccio col promotore, perché il colloquio col promotore e le domande giuste e poi eventualmente i documenti probatori e le sue dichiarazioni mi danno molto l'idea di come è organizzato, di come è strutturato, di qual è la sua qualifica per fare questo lavoro, perché ricordiamoci che in questa fase storica, anche per colpa delle agevolazioni fiscali, Molti si sono improvvisati immobiliaristi, quindi hanno in qualche modo eh, aggredito questo settore eh, in, in termini puramente speculativi, eh, pensando che rivolgersi al singolo professionista che gli presentava la pratica o all'impresa del cugino o a quello che conoscevano al bar, eh, adesso sto esagerando evidentemente, potesse in qualche modo risolvere il problema sul piano della redditività. L'acquisizione dei bonus non è proprio così, probabilmente erano già persone che erano nel settore che però hanno tentato di alzare l'asticella, molte volte impropriamente, cioè senza avere la struttura, non solo in termini di dipendenti o di struttura interna, ma proprio la struttura mentale per poter accogliere i progetti. Cluster ha fatto una scelta di limitazione del rischio di partenza, cioè ha detto non faccio progetti non pubblico progetti eh, diciamo troppo complessi che entrano in un ambito in un ambito urbanistico che richiedono una difficile predizione dei tempi e di quello che potrebbe succedere in generale e quindi diciamo che fino ad oggi in landing si è mossa in un campo in un settore che potremmo definire mini come diceva all'inizio nell'introduzione eh, fritto eh, cioè unità immobiliari, trasformazioni, ristrutturazioni, piccole palazzine, qualche volta anche nuove, però in contesti molto liquidi, in contesti economicamente eh, rilevanti, dove la valutazione di quello che è il bene finale, il risultato atteso finale è abbastanza, non dico semplice, ma insomma sta in un range che è comprensibile. Poi ci siamo dati delle regole interne, per esempio il fattore di rischio individuato o al Alcuni segnali che emergono sia dalla documentazione, ma qualche volta anche semplicemente dai comportamenti, come diceva giustamente il dottor Vecchi: cioè quello che ti dice: ah, però se faccio questo, ah, ma eh, tutte, sono tutti segnali. Ci sono, però, degli aspetti, e io parto da questi: che sono degli aspetti oggettivi. Quindi, nel momento in cui si esaminano una serie di aspetti oggettivi che sono separati tra loro, ma si correlano creiamo un combinato disposto che ci dà una buona rappresentazione della realtà e contiene anche un aspetto probabilistico, cioè quello che si diceva prima del, del modello di composizione, di composizione di eventi. Io sono project manager, il PMI ti insegna la valutazione del rischio, la mitigazione del rischio, lo spostamento del rischio e eh, l'accettazione del rischio. È evidente che non mi posso considerare un analista. Nel senso che ci vorrebbe una struttura interna a una società di 200 persone che esamina tutto e temo che nella realtà economica con i, con i promotori italiani e per quel genere di progetti ne passerebbero veramente pochi se volessimo fare questo tipo di analisi. Perché? Perché eh, in effetti eh, i, i piccoli progetti sono molto più sicuri perché sono più rapidi, hanno una minore quantità di eh, rischi anche in termini re realizzativi, quindi non si tratta di andare a vedere come è strutturato il programma, lavori, il dettaglio delle imprese, l'insieme dei fornitori, la cash flow analysis, si tratta di operazioni un pochino più semplici e stiamo parlando del lending in equity è un'altra cosa, quindi quando approcceremo all'equity, evidentemente noi stiamo già cercando di approcciare al futuro equity portando le filosofie dell'equity anche nel lending ma bisogna fare una mitigazione, perché bisogna sempre sapere di che cosa si sta parlando, se no veramente si complica il pane, non so come dire. Ma ci sono delle cose che sicuramente vanno, vanno analizzate. Noi abbiamo messo insieme non solo una sequenza di documenti da presentare, ma una correlazione fra di essi e immodestamente abbiamo provato, come eh, tentativo, tentativo empirico che è in continua trasformazione. A fare quello che abbiamo nominato inizialmente rating, rating e che poi abbiamo rinominato in scoring, cioè è un punteggio interno. Questo punteggio interno è fatto da decine e decine di domande, è un tipo di eh, situazione che nasce dal combinato disposto di varie situazioni, quindi vari ambiti dentro queste domande. Se vogliamo, c'è il promemoria delle interviste dei colloqui che faccio io quando mi avvicino alla validazione dell'iniziativa. Quindi non guardo i documenti solo, ma parlo e ricevo documenti dopo aver parlato perché nascono ulteriori esigenze e lì dentro c'è anche, per esempio, ma l'impresa l'hai trovata? Ma la stima dei lavori l'hai fatta tu a sensazione, a esperienza o hai un preventivo? Hai un computo metrico estimativo? Hai fatto la valutazione. Eh... Con un tecnico dell'aspetto urbanistico per rifare sottotetto. Allora, ogni progetto per noi è un lavoro di tailoring dove io mi pongo come eh, diciamo così, come tutta truster si pone, come se fosse eh, in risposta alla richiesta di entrare in società. Cioè, partecipa tu a questa operazione. Quindi il metodo non. Non credo che nessuno di noi faccia per caso, ognuno ha il suo, probabilmente dentro ci sono anche dei segreti aziendali, segreti industriali, però sono sicuro che ci sarebbe interesse da parte delle società di creare una sorta di forma di collaborazione su criteri ben definiti però, perché se i criteri non sono ben definiti, quello che accade e che evidentemente si crea confusione invece di creare, di creare certezze. Quindi dire quali sono le colonne di questa lista, no? ci mettiamo dentro chi abbiamo rifiutato perché non ci piaceva tanto, ci mettiamo dentro per esempio e perché? Perché non ci piaceva? Perché poi il dato serve, non ci piaceva perché forse non mi è simpatico, perché mi sembra un fanfarone, va bene, quella è un'opinione però. No? quindi qualcuno che ha ritardato, però in realtà eh, ha fatto più progetti, uno l'ha ritardato, quindi bisogna anche stabilire la qualità di questo elenco e i criteri in cui, eh, in, di, di inserimento in questo elenco, che possono essere anche positivi. Credo però che ci sia molto da fare, probabilmente almeno per noi, magari gli altri, voglio dire, cercheremo di copiare quello che vediamo ma credo che sarebbe buona, una buona occasione l'introduzione delle norme europee, la maturazione del settore, quella di mh, provare a capire quali sono i punti di incontro delle piattaforme e quale, quali aspetti possono essere messi a fattor comune senza entrare nel segreto industriale o nella capacità del singolo imprenditore di crearsi un mercato. Certamente questo aspetto, come diceva giustamente l'ingegnere Perino, è molto limitato nel momento in cui c'è una sorta di fidelizzazione del promotore, nel senso che se io so che un promotore serio che ho già attestato, che fa un certo tipo di operazioni nella zona di conoscenza, che ha due o tre imprese di fiducia che lavorano bene con lui e che non lo tradirebbero perché costituiscono il 50% del loro fatturato, riesco a comprendere che cosa realizza, riesco a vedere che quando vende segue il cliente dopo. Insomma, non ho un fattore che mi garantisce, ma ho un fattore che mi porta a avere un punteggio che mitiga il rischio. È evidente che tutto concorre in questo, perché eh, tutti i fattori, anche piccoli, anche personali, per esempio uno dovrebbe capire la propensione al rischio dell'interlocutore. Ci sono persone che magari fanno anche delle belle operazioni, ma si comprende da come parlano che hanno un'elevata propensione al rischio. Quindi hanno loro stessi una sottovalutazione del rischio indotto. Quindi è un lavoro molto difficile, dove è facile che ci siano degli aspetti che non emergono in prima istanza, tant'è che noi cerchiamo, pur pubblicando molti progetti, Cerchiamo anche un po' artificiosamente quando possiamo, e le operazioni sono più complicate. Di portare l'analisi nei tempi di maturazione lentamente. Cioè più il progetto è complesso. Anche se entriamo in una fase dove ancora non sarebbe pubblicabile, lo seguiamo per fare in modo che le varie caselle vadano al loro posto ai momenti giusti e comprendiamo in questo modo anche meglio l'atteggiamento del promotore su quell'iniziativa. Quindi è sicuramente vero che promotori fidelizzati che si comportano bene possono generare un minor grado di rischio, però c'è poi la necessità di fare tanti progetti e quindi non tutti probabilmente i promotori sono fidelizzati e arrivano anche quelli nuovi. Inoltre, i promotori fidelizzati si pone un altro tema. Fino a quanto mi espongo col singolo promotore fidelizzato? Perché, se questo è bravissimo e i finanzi un progetto da 300.000, poi uno da 500, poi siccome è molto bravo, uno da. Una... E ho finanziato sei progetti, ne ha restituito uno, sta restituendo il secondo. E sto facendo una scommessa su uno che porterà a casa 3-4 milioni in lending. E, 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 e ne ha restituito uno eh, magari ridando i soldi che ha appena preso dalla raccolta perché eh, sono tanti i temi c'è una sì, sorta sono molti, sono molti di, i temi secondo me ci sono delle regole che le piattaforme poi concludo dovrebbero darsi al di là delle norme tecniche attuative cioè direi delle più che delle norme dovrebbe esserci un disciplinare diciamo così Condiviso, non obbligatorio, ma che in qualche modo indica dei comportamenti comuni e questo probabilmente contribuirebbe alla crescita del settore, alla maturazione del settore. Perché credo che siamo tutti d'accordo che questo settore sopravvive, si espande e probabilmente abbassa i rendimenti perché a migliorare delle condizioni di garanzia in modo oggettivo. Porterebbe a un calmieramento dei rendimenti, e quindi non alla guerra del rendimento, che secondo me è un errore in termini di sistema. Evidentemente, eh, avere un disciplinare sulle norme comportamentali che verrà dettato dalle norme tecniche attuative, che dà già un indirizzo alle norme europee recepite dall'Italia, porterebbe a una maturazione del settore che credo possa far benissimo a, 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 a tutto il sistema, e devo dire anche socialmente all'economia, perché ricordiamoci che. Dopo la lettera della BCE, le banche non è che finanziano tutti i progetti, direi, e quindi a dare impulso e eh, motivazioni e possibilità a tutta una classe di imprenditori seri che si occupa di una cosa importantissima in Italia, che parlando di lending è la rigenerazione urbana, eh, credo che faccia bene. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che ha necessità di questa rigenerazione. Dare impulso a questo aspetto... Non può far che bene anche a livello sociale, a livello dell'economia generano molto indotto. Certamente abbiamo tutto l'interesse, tutti quanti, ad alzare il livello reputazionale e soprattutto a comunicarlo. Così come comunichiamo i rischi, anche lì bisogna migliorare nel comunicare i rischi, eh, bisogna spiegarli meglio. Eh, ma credo che il livello reputazionale del sistema nel suo complesso e delle piattaforme singole sia decisivo per la definitiva affermazione del settore.